Ciao, buongiorno. Andiamo anche questo mercoledì a scoprire una nuova opera, un'opera che è relativa a una carta che estrarrò a caso, come sempre, delle carte essenziali che ho illustrato per Stefania Zani. Andiamo a vedere questa settimana come mi metteranno in crisi queste carte. Andiamo. Bergamotto, accettazione. Ok. Beh, mi è andata bene questa settimana, dai, meglio della scorsa, dove mi sono un po' aggrappato ai vetri, almeno ho avuto questa sensazione. Poi in realtà mi sono anche detto, quando succede che viene fuori una carta che, diciamo, in maniera così automatica non collego a delle azioni relative proprio all'ambito della pratica poi del sommelier, entrerò nel merito di quello che mi smuove a me personalmente, ecco, perché poi in qualche modo nel delirio magari la collegherò. Però questa qua, che è il bergamotto, l'accettazione, diventa molto facile. E per chi pratica il sommelier, già potrà fare i suoi collegamenti da soli. L'accettazione è qualcosa che nella pratica del sommelier andiamo sicuramente a imparare, a portare in essere, ad agire. E durante nella pratica, ma soprattutto, come dico sempre, a traghettare fuori dalla pratica negli ambiti della nostra vita. Perché un po' il sommelier, alla fine, io trovo che sia certamente una disciplina artistica interessante per chi vuole avvicinarsi all'arte, per chi già l'arte la pratica, ma avendo queste radici molto importanti all'interno del buddismo Zen e quindi portando attraverso la sua, diciamo, gestione di tutto, fa emergere molti concetti e simboli relativamente a quella dottrina. Non è necessario essere buddisti per praticare il sumiè. Io non sono un buddista, non sono un monaco, ma certamente è necessario, o almeno per vivere tutti quegli ambiti, diciamo, l'altra faccia della medaglia di questa disciplina artistica che porta con sé tutti questi significati, certamente è necessario avere un filtro personale che ci spinge a guardare a noi e alla vita attraverso appunto quelle parole chiave che poi hanno a che fare con la ricerca interiore, con la spiritualità che prescinde da una religione sociale e quindi è necessario essere persone che in qualche modo sono interessate a questi temi, che li sentono risuonare e che tentano di vivere la propria vita allineandosi appunto a tutti questi principi. L'accettazione è qualcosa che nella pratica ci ritroviamo sempre a dover in qualche modo integrare, perché è una pratica, è una tecnica dove appunto non c'è un tecnicismo che ci viene in aiuto e che quindi ci può garantire un risultato. Il risultato non è mai l'obiettivo della pratica, l'obiettivo della pratica è la pratica fine a se stessa, proprio per, c'è un aereo, proprio per riuscire a semplicemente essere sempre più brave e bravi a connetterci con le nostre parti più profonde, a connetterci con il nostro movimento, a riuscire a in qualche modo convincere la mente a farsi da parte, rassicurandola del fatto che se accetta di togliersi da quella posizione del comando, se riusciamo a farla scendere, farla allineare al cuore, diventa una mente molto più potente, capace appunto di creare in termini proprio più liberi e non, diciamo, obbligati da concetti, da principi dualistici che tendono sempre poi a voler dividere e separare tutte le cose. Quindi nel momento in cui andiamo a fare il nostro sommelier e abbiamo in qualche modo un soggetto verso il quale tendiamo e vogliamo portare il risultato della nostra pratica, va da sé
che questo soggetto non per forza arriverà in un attimo. E quindi accettare tutto quello che emerge su questo foglio di carta e integrarlo senza giudicarlo, senza, e quindi poi senza giudicare anche noi stessi, ma semplicemente osservandolo come un potentissimo strumento e un potentissimo indicatore della nostra capacità di entrare in sintonia con gli altri quattro tesori, percependoci noi quindi anche come quinto, diventa una palestra importante che secondo me ha senso proprio praticare con quella sorta di presenza che ci ricorda costantemente di registrare tutto quello che accade durante la pratica per ricordarci anche in altri momenti della nostra vita, quando non abbiamo un pennello in mano, ma ci ritroviamo in situazioni esistenziali dove gli altri tesori possono essere le persone con cui siamo in relazione, possono essere le situazioni del lavoro, altri strumenti che possiamo utilizzare per fare altro. Ecco che ricordarsi in quei momenti di tutto ciò che facciamo esperienza nella pratica e che abbiamo veramente capito e abbiamo accolto e abbiamo riconosciuto un valore, un potenziale, una risorsa per poterci in qualche modo avvantaggiare rispetto ad affrontare gli eventi che possono succedere quando siamo su un foglio di carta, con dei segni che ci danno la misura della nostra connessione, ma che dal punto di vista magari del soggetto a cui tendiamo non ci portano ancora lì. E nella vita di tutti i giorni, ugualmente, saper accettare quello che in qualche modo accade sul foglio bianco della nostra giornata, della nostra esistenza, questi segni, questi eventi, queste cose che emergono e che arrivano a noi, e che se dobbiamo anche lì, in quegli altri ambiti, valutare con una mente dualistica, probabilmente giudicheremo male e potremmo attivare delle resistenze non accettando appunto quello che è. Ecco che quando ritorniamo con la memoria all'esperienza concreta, pragmatica che abbiamo fatto durante la pratica, riusciamo a traghettare dall'altra parte tutto quello che durante la pratica affiora e ci viene incontro e che riconosciamo come un tesoro. E dalle altre parti ne facciamo, diciamo, un buon uso e attraversiamo anche lì quello che in qualche modo la vita ci sta mettendo di fronte, con la consapevolezza che se guardiamo con la mente probabilmente rischiamo di giudicarla negativa il più delle volte, ma che invece quando sappiamo poi attraversare e la guardiamo una volta passata, riconosciamo che è stato quello che ci serviva e che ci era assolutamente anche utile. Bene, a sto giro devo dire che me la sono cavata. Ci vediamo mercoledì prossimo per la nuova opera e la nuova carta dell'essenziale. Bergamotto, accettazioni. Ciao!